Amiche ed amici, siete su Ebolin Pillole, la bottega del barbiere, come ci ha definito qualcuno. Ogni settimana c'è un complimento. Ha tenuto banco anche questa settimana la questione dell'ospedale, in particolare la chiusura dei reparti di ostetricia e pediatria, che ha seguito il potenziamento di urologia, pneumologia ed oculistica, già eccellenze del nostro nosocomio, mentre appunto la maternità passa a battipaglia. Cose già decise da tempo, con il consenso del sindaco avvocato Martino Melchionda, e come dimostra un articolo del Mattino a firma di Francesco Faenza del 9 gennaio 2011, 3 anni fa, articolo pubblicato dalla nostra pagina e che ha scatenato un putiferio. In un commento su Facebook, una delle mamme che noi definiamo mamme eburine ha implorato, scrivendo: bloccate Eboli in pillole. Intanto, per domani alle 19 in piazza Carlo Mustacchio, il sindaco ha invitato tutti i cittadini a partecipare ad una fiaccolata per la salvezza del nostro ospedale. La fiaccolata partirà da piazza Carlo Mustacchio e finirà appunto sul piazzale dell'ospedale. Noi comprendiamo le ragioni che animano chi vorrebbe evitare la chiusura dei reparti in questione, ma non riteniamo credibile il metodo con cui sono state organizzate le manifestazioni, tardive e strumentalizzate dai politici per fini elettorali. Ben altra credibilità avrebbero avuto se fossero state organizzate da mamme utenti libere ed organizzate in comitati di cittadini. In questo caso avrebbero avuto il nostro sostegno. Riteniamo quindi di non dover partecipare a questa manifestazione né per rancore né per chiacchiere a vuoto. I motivi sono ampiamente documentati sulla nostra pagina di Facebook. E ancora dati sulla sanità: secondo la FISI, il sindacato autonomo della sanità, appunto, su 1100 nati in un anno, le donne di Eboli in ben 700 casi già vanno a partorire in ospedali di altri comuni, confermando quindi la tendenza a montare strumentalmente la questione dei presunti 1400 parti ebolitani che andrebbero ad ingolfare i reparti di battipaglia. Battipagliesi? Meglio sterili, grazie e squillante. Questo è il contenuto di uno striscione comparso in settimana all'ingresso di Eboli. Uno striscione ispirato alla chiusura dei reparti di maternità che invece andranno a battipaglia. Il frutto avvelenato di una battaglia politica che vuole fare presa sul campanilismo tra ebolitani e battipagliesi è che nessuno dei sostenitori di questa amministrazione o nessuno dei vigili urbani ha pensato a rimuovere. Una squallida iniziativa, aggiungiamo noi. A porre rimedio non è stato il comune, ma l'ex consigliere comunale Antonio Corsetto, che armato di raschietto e tanta pazienza ha eliminato lo striscione affisso su un muro lungo la rotatoria di ingresso del paese. Un plauso dalla redazione di Eboli in pillole. E cambiamo argomento: il divieto di balneazione per le spiagge ebolitane è stato revocato dal sindaco giusto in tempo per la stagione balneare e come avviene ormai ogni anno. Resta però il divieto permanente di balneazione nei pressi della foce del Sele, lo conferma l'APAC. Il divieto è stato dovuto alla evidente colorazione dell'acqua del mare, che aveva preoccupato gli stessi gestori degli stabilimenti balneari, un colore diciamo marrone sospetto. La cronaca adesso: purtroppo in questa settimana si è verificato un incidente mortale in via Pertini, nel rione Pescara. È accaduto verso le 22 di giovedì sera. Un elettrauto ebolitano, di cui non si specifica il nome, viaggiando ad una velocità sconsiderata e alla guida di una Lexus,
ha tamponato un furgoncino Fiat Fiorino causando la morte di un artigiano di campagna, Emiliano Moscato, di 47 anni. Il furgone impegnava una svolta quando è stato travolto dalla Lexus. I due occupanti del Fiorino sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Moscato è morto sul colpo, trovandosi sul sedile destro, colpito dall'auto, mentre l'autista Sabatino Trotta, di 23 anni, se l'è cavata con una gamba rotta. I testimoni dicono che l'auto si è impennata, finendo in un cortile a causa dell'alta velocità. Il colpevole, dopo l'incidente, si è allontanato, temendo il linciaggio della folla, ma in un secondo momento si è costituito. La via che attraversa il rione Pescara di Eboli è una tangenziale a doppia corsia, ma si trova in un centro abitato. Sono completamente assenti dissuasori di velocità, dossi o segnalatori sonori o luminosi. L'anonimo elettrauto ebolitano sarà accusato di omicidio colposo. Eboli, città di pace, erano arrivati da Potenza invitati dall'assessore Massarelli per ravvivare la manifestazione di inaugurazione di Eboli Wi-Fi Free, la connessione libera in alcune parti della città. Erano arrivati da volontari ed avevano coordinato la jam session, ma i ignoti eburini gli hanno ciulato quattro computer Apple Macintosh allegramente chiusi nell'auto prima di partire. Hanno rotto il vetro e swish! I buoni potentini ricorderanno con affetto la città di Eboli. Ma quanto ci costerà Eboli 2.0? Il giocattolo ci costerà subito 40.000 euro più 40.000 euro l'anno, oltre ad altre 60.000 euro di spese strutturali. A questo punto non conveniva che a gestirla e a comprarla fosse direttamente il comune? La cultura adesso ha avuto un notevole successo, il nostro speciale Eboli in pillole di cultura. Il bravo Luigi Squillante, seguito dal suo fedele cameraman, ha confezionato per la pagina di Eboli in pillole di Facebook un reportage di circa 20 minuti che parla delle tele da poco restaurate ospitate nella chiesetta di San Marco, all'interno dell'istituto penitenziario ICAT di Eboli. La Madonna del Carmelo, San Carlo Borromeo e San Cristoforo sono stati mirabilmente descritti da guide d'eccezione, gli ospiti del penitenziario. Invitiamo tutti a vederlo cliccando sul post presente sulla nostra pagina di Facebook. Lo spettacolo, adesso come ultima notizia, è partito il 27, durerà fino al 29 giugno il Mediterranean Track ad Eboli presso il centro commerciale Le Bolle. La kermesse mostrerà vari tipi di motrice per tir tra le più originali. Ci saranno performances di abilità nella guida e vari eventi di intrattenimento. Ad organizzare l'evento è la Pneumatici di Viello, la Professional Pneus ed il Track Day Show. Parteciperanno camionisti provenienti da tutta l'area del Mediterraneo. Ed è tutto, un cordiale saluto da parte mia e da parte di tutta la redazione di Ebolin. Pillole.